Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria con l'interrogatorio del capogruppo di Forza Italia in Regione Abruzzo ed ex assessore Mauro Febbo, che questa mattina a Pescara è stato ascoltato dai magistrati che stanno indagando rispetto al filone dell'inchiesta che ruota attorno all'imprenditore Vincenzo Marinelli e che riguarda un appalto per il polo oncologico dell'ospedale di Chieti e oltre al project financing sempre per l'ospedale. L'avvocato di Febbo, Cirulli, si è detto fiducioso in una archiviazione della posizione dell'esponente azzurro. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. È durato circa 3 ore e mezzo l'interrogatorio in cui è stato sentito il capogruppo di Forza Italia in Regione Abruzzo, Mauro Febbo. L'ex assessore regionale è stato ascoltato questa mattina in procura a Pescara riguardo il filone del project financing e oltre a quello che riguarda l'imprenditore del mondo farmaceutico Vincenzo Marinelli, spiegando soprattutto agli inquirenti la provenienza di quel mezzo milione di euro, di cui la metà in contanti, che la finanza ha trovato in una cassetta di sicurezza intestata alla figlia del politico. All'uscita dal tribunale, Mauro Febbo, tramite il suo legale Massimo Cirulli, si dice estraneo ai fatti. Il contenuto della cassetta di sicurezza, abbiamo documentato che si tratta del provento dell'attività professionale di Mauro Febbo accumulato in un quarantennio. Poi abbiamo fornito giustificazioni in ordine alla documentata opposizione di Mauro Febbo, dapprima quale presidente della commissione di vigilanza, quindi quale assessore regionale alla costruzione del polo oncologico di Chieti. Il project financing. Sì, di questo si tratta, sì. Che seguiva quello presentato dalla Maltauro, che aveva ad oggetto la ricostruzione dell'intero complesso ospedaliero. Quindi ci sono atti amministrativi, c'è una contrarietà manifestata all'operazione, ritenuta non conveniente per la finanza pubblica. Non ha avuto rapporti con il signor Marinelli se non qualche occasionale incontro. Ha ricevuto, questo non l'ha negato, un paio di cesti natalizi, peraltro non scartati, ma certamente da parte del signor Marinelli, che peraltro descrive come una persona di compagnia, insomma, una persona che lo intratteneva soprattutto sulle vicende calcistiche, non solo locali, ma certamente non ci sono state dazioni corruttive o erogazioni di utilità diverse. Certamente. Noi ci aspettiamo una richiesta di archiviazione, però non ce l'aspettiamo domani mattina, perché non sono così ingenuo. Certamente saranno necessari dei riscontri da parte dell'autorità investigativa. Abbiamo apprezzato la grande disponibilità da parte del pubblico ministero nella accogliere la nostra istanza, e quindi noi siamo fiduciosi, però non credo che le indagini si concludano domani mattina, neppure nei confronti di Mauro Febbo. Andiamo avanti, voltiamo pagina. Sindacati in piazza questa mattina sempre a Pescara per chiedere sicurezza nei luoghi di lavoro. A luglio previsti 17.000 licenziamenti per il termine del blocco imposto dal governo durante il periodo più caldo della pandemia. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Più sicurezza sui posti di lavoro, ma anche sicurezza per il lavoro, segretario. Assolutamente sì, sono i due temi cardine che oggi ci portano qui al presidio in regione. Il tema della sicurezza è fondamentale, così come il tema della salvaguardia dei posti di lavoro, soprattutto dopo la crisi del post-Covid, è necessaria. Quindi oggi chiederemo all'assessore Veri di mantenere il tavolo sulla sicurezza attivato e porremo ovviamente grande attenzione sulle scelte che vengono fatte sul tema della sicurezza. Così come diciamo al governo Draghi di ripensare rispetto alla decisione di chiudere con il blocco dei licenziamenti a partire dal 1° luglio di quest'anno. Questa è una regione che verrà colpita moltissimo, come il resto dell'Italia, dal mancato blocco dei licenziamenti. Noi abbiamo stimato nei giorni scorsi che circa 17.000 posti di lavoro verrebbero meno in questa seconda parte dell'anno. Questo l'Abruzzo non se lo può permettere, per cui da un lato sicurezza sui posti di lavoro, dall'altro lato continueremo la battaglia affinché il blocco dei licenziamenti per crisi Covid venga prorogato almeno fino all'autunno di
quest'anno. Molte aziende cominceranno ad attuare le procedure di licenziamento in una fase in cui la crisi ancora non è terminata, quindi c'è ancora una carenza di domanda, le aziende devono essere aiutate, si deve continuare ad aiutare economicamente le aziende. La cassa integrazione è gratuita, ma bisogna fare sì che l'aiuto alle aziende serva anche a mantenere l'occupazione in un periodo, ripeto, che è ancora critico. Il blocco dei licenziamenti di certo non può essere in eterno, ma noi abbiamo proposto un blocco fino al 31 ottobre, sperando che per quella data la pandemia sia finita, si rimetta in moto l'occupazione, riparta la domanda e poi anche si cominciano a spendere le risorse importanti europee legate al PNRR. Altra questione molto importante è che prima della fine del blocco dei licenziamenti venga attuata la riforma degli ammortizzatori sociali, in modo tale che in un periodo complicato come questo comunque coloro che perderanno il lavoro vengano accompagnati in un percorso di sostegno economico, ma anche di formazione e di attente politiche attive del lavoro che consentono alle persone anche di trovare nuovo lavoro. E proseguiamo con la cronaca. Aveva 100 kg di droga di vario genere fra marijuana, hashish e cocaina ed una serra attrezzata per coltivare piante di canapa. Si tratta di un 29enne originario del Barese che è stato arrestato dai carabinieri di Francavilla al Mare per detenzione, spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari sono arrivati a lui dopo appostamenti di fronte ad un garage di Piazza Sant'Alfonso, dal quale il giovane a bordo di un furgone camuffato da camioncino degli spedizionieri stava caricando dei cartoni contenenti appunto la droga. Poi è stata rinvenuta anche la serra a San Vito Chietino con 230 piante di canapa alte 30 cm e tutta l'attrezzatura necessaria per coltivarle ed una seconda serra ancora in fase di allestimento. Tra l'altro il giovane utilizzava un'applicazione criptata per ricevere gli ordinativi, un'applicazione che consentiva di cancellare i messaggi una volta ricevuti. Proseguiamo adesso, voltiamo pagina spostandoci all'Aquila, dove questa mattina c'è stata una giornata importante per il capoluogo di regione con la visita del ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che dapprima ha presenziato all'inaugurazione della nuova sede del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri e poi a Palazzo Ardinghelli ha tenuto a battesimo il Maxi. Andiamo ad ascoltare adesso una breve dichiarazione del ministro Franceschini e poi di Giovanna Melandri, che presiede la Fondazione Maxi. Due segnali importanti di attenzione da parte dello Stato, come è giusto e doveroso per la sofferenza dell'Aquila, l'apertura di un comando per tutti i nuovi carabinieri di tutela del patrimonio culturale, che sono un'eccellenza riconosciuta nel mondo e che aiuteranno a tutelare lo straordinario patrimonio del nostro territorio. E l'apertura di Maxi L'Aquila, una grande iniziativa sull'arte contemporanea che porterà non solo uno spazio museale ma anche uno spazio per mostre. Quindi sarà un museo, ma anche qualcosa di più di un museo, un laboratorio di ricerca, di futuro, un ente di formazione, un gesto e un segno di ottimismo, di fiducia che ci fa uscire ancora una volta dal dramma del terremoto e ci fa uscire anche dalla pandemia, perché noi eravamo qui, Ministro, il 6 di settembre scorso a restituire alla città questo restauro incredibile, un restauro italiano vorrei dire, e pensavamo di poter aprire con te poche settimane dopo il museo, non è stato possibile e quindi questa è una giornata di speranza, ottimismo che ci fa uscire come dire, anche dalla pandemia. Andiamo a Teramo, dove l'onorevole Paola De Micheli, ex ministro ai trasporti, ha presentato in anteprima nazionale Rigenerazione Democratica, la nuova corrente all'interno del Partito Democratico in Abruzzo. La formazione sarà rappresentata dall'ex consigliere regionale Giorgio D'Ignazio. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'onorevole Paola De Micheli, ministra emerita ai trasporti, ha scelto Teramo come prima tappa nazionale per presentare la sua Rigenerazione Democratica, una nuova corrente all'interno del PD, che in Abruzzo sarà rappresentata dall'ex consigliere regionale Giorgio D'Ignazio.
Rigenerazione democratica, ma il Partito Democratico ha bisogno di una rigenerazione? Sì, credo che ne abbia bisogno, perché siamo entrati in un tempo nuovo, i bisogni e le ambizioni delle persone sono molto cambiati, il Covid ci ha cambiato tutti e non solo per i nostri comportamenti sanitari, ma per quello che sono le nostre aspettative. Pensiamo alla situazione dei giovani, pensiamo alle donne, a che prezzo le donne hanno dovuto pagare in questa fase pandemica e il rischio è che non finirà. Rigenerazione Democratica ha proposto e propone un manifesto sul nuovo umanesimo proprio per individuare delle politiche concrete che abbiano un misuratore solo, i bisogni delle persone e quindi individuali e collettivi delle comunità. La visita a Teramo dell'onorevole Paola De Micheli inizia tra le rovine del Teatro Romano, il bene archeologico più importante d'Abruzzo, sul cui recupero lei stessa si era già impegnata negli anni passati e per il quale continuerà ad assicurare pieno appoggio. Parlando di comunità, io non è un caso che la mia prima tappa sia qui. E la vostra comunità ha bisogno di riappropriarsi di questo sito, di trasformarlo in un luogo di cultura e dopo tanti anni di battaglie e anche con una parte delle risorse già stanziate, l'amministrazione comunale a breve darà avvio alla fase operativa di questo progetto. Quante sono le comunità nel nostro paese che hanno bisogno di risposte di questo tipo e qual è il misuratore? Non è un misuratore economico, non è che si può misurare su quanti soldi si faranno rimettendo a posto questo sito. Il misuratore è la qualità della vita di una persona che vive qui a Teramo, migliorerà perché ci sarà la disponibilità di un luogo culturale migliore dove si potrà sviluppare un'attività culturale di più alto livello. E allora abbiamo sentito l'ex ministro De Micheli parlare proprio del Teatro Romano di Teramo, di cui da anni si attende il recupero. Ma di questa opera pubblica ha parlato anche il sindaco del capoluogo abruzzese Gianguido D'Alberto, che ha assicurato che i lavori partiranno entro l'anno. Sarà spettacolare assistere alla demolizione dei due palazzi ad Amoli e Salvoni, che una volta buttati giù permetteranno di ricreare l'antica cavea. Vediamo. La scelta dell'onorevole Paola De Micheli di visitare come prima cosa, venendo in Abruzzo, il Teatro Romano di Teramo, ha spinto l'amministrazione comunale a ripercorrere il cronoprogramma sul prossimo recupero del prezioso bene archeologico. Il sindaco Gianguido D'Alberto assicura che lo step più importante sarà quello della demolizione dei due palazzi che insistono sul teatro, un obiettivo che potrebbe essere raggiunto già entro l'anno. Quali saranno i tempi di recupero di questo Teatro Romano? Ormai ci siamo, un lavoro straordinario in questi primi 2 anni e mezzo, dove abbiamo recuperato un progetto che di fatto rischiava di essere definanziato, abbiamo acquistato i due palazzi, quindi una situazione che ormai è giunta a compimento. La novità è che c'è stata anche la validazione del progetto definitivo da parte dei tecnici validatori, quindi ormai ci siamo, siamo pronti per il primo step, che non potrà che essere quello relativo alla demolizione e smontaggio dei due palazzi, che avvierà un percorso che al momento è già finanziato per il primo stralcio, con 4 milioni di euro a disposizione, che candideremo per l'intero progetto ai canali di finanziamento che sono attualmente in corso, quindi sia il recovery ma anche il CIS, il progetto di rigenerazione urbana. Di questo abbiamo parlato anche oggi con l'onorevole De Micheli, ovviamente si tratta dell'intervento più importante in questo momento, anche quello che è in fase più avanzata, grazie a un lavoro straordinario che abbiamo messo in campo, e adesso finalmente ci siamo con l'avvio delle procedure da qui alle prossime settimane. Quindi l'obiettivo entro l'anno è assolutamente di partire con il cantiere. Torniamo a Pescara, giornata dedicata al mare e all'ambiente, in barca armati di guadino, retino, rastrello e paletta per pescare la plastica, cioè bottiglie, sacchetti ed oggetti che purtroppo opprimono il mare uccidendo pesci e tartarughe. È lo scopo della prima giornata della gara di pesca alla plastica organizzata da Assonautico Pescara e Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee per sabato 5 giugno al largo proprio del Marina di Pescara. Per l'occasione è stato coniato l'hashtag Libera Mare. Vediamo. Di Filippo, vogliamo spiegare il senso e l'importanza di questa iniziativa? Cosa accadrà il 5 giugno?
Sì, il 5 giugno ci sarà una gara, tra virgolette, di pesca alla plastica per un'attività di sensibilizzazione non solo dei diportisti ma di tutta la cittadinanza, anche perché il problema della plastica negli oceani è ormai il fenomeno di inquinamento importantissimo, poco conosciuto e poco valutato. Ci sono 8 milioni di tonnellate di plastica che finiscono negli oceani ogni anno e quindi è come versare un camion di rifiuti al minuto in mare. Quindi la gara consiste in una giornata di raccolta di plastica con barca, a vela, gommone, motore e poi il pomeriggio ci sarà la premiazione. La gara è aperta a tutti, bisogna iscriversi all'Astronautica per la partecipazione e poi ci sarà ovviamente, questa è in organizzazione all'interno dell'evento nazionale organizzato dalla FIPSAS, della Federazione Pesca e Attività Subacquee. Alle 18 del 5 ci sarà la premiazione, ma soprattutto un'attività, una grande festa, un'attività di sensibilizzazione alla problematica dell'uso della plastica sempre più responsabile. Iniziativa questa fortemente voluta dalla FIPSAS? Assolutamente sì, la FIPSAS oltre a essere una federazione del CONI è anche una società di protezione, un'associazione, pardon, di protezione ambientale, quindi abbiamo colto anche al balzo tanti motivi, il fatto della giornata per la protezione dell'ambiente, non ultimo anche il fatto che Pescara è bandiera blu recentemente, quindi abbiamo sponsorizzato, diciamo, insieme agli amici dell'Astronautica questa manifestazione. A Pescara la seguiremo soprattutto con le imbarcazioni, quindi sarà una pulizia di superficie, diciamo. Mentre, visto che questa manifestazione è inserita anche nei giochi del mare che si terranno a Vasto nella stessa giornata sarà più un qualcosa che riguarderà la subacquea, per esempio il bellissimo territorio di Punta d'Erci a cui daremo, speriamo, una mano anche da questo punto di vista della pulizia ambientale per quello che potremo fare. Nome, cognome e l'incarico. Io sono Carlo Paolini e sono presidente regionale della FIPSAS. Adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, voltiamo decisamente pagina. Noemi Sciarretta, la bambina di Guardia Grele affetta da SMA 1, compie 9 anni, così l'associazione che porta il suo nome ha deciso di organizzare una vera e propria festa di compleanno il cui ricavato sarà devoluto interamente proprio all'associazione Progetto Noemi. Vediamo. 9 volte Noemi, e questo il titolo dello spettacolo in programma domenica 6 giugno alle ore 18:30 presso l'Auditorium Flaiano di Pescara. L'evento, presentato dall'attore abruzzese Federico Perrotta, sarà una vera e propria festa di compleanno per i 9 anni di Noemi Sciarretta, la bimba di Guardia Grele affetta da SMA 1. Il costo dei biglietti, disponibili sul circuito Ciao Tickets, sarà interamente devoluto all'associazione Progetto Noemi, a sostegno di obiettivi preziosi e determinanti. Un evento dal doppio valore sociale per essere accanto ad un settore che in questo momento sta soffrendo visibilmente. L'evento, che gode inoltre del patrocinio del comune di Pescara, città d'Annunziana e del Kiwani Schieti Pescara, sarà svolto nel pieno rispetto delle norme anticontagio. È un'occasione per festeggiare la forza straordinaria di una bambina che è divenuta, grazie alla solidarietà, al coraggio e alla tenacia, portavoce di centinaia di realtà. Con l'associazione Progetto Noemi siamo riusciti a contribuire nel realizzare il primo ed unico reparto di terapia subintensiva pediatrica in AST Pescara, inoltre ad attivare tutele a favore del familiare che assiste il proprio figlio affetto da disabilità gravissima pediatrica. Tutto ciò è grazie alla solidarietà, ma soprattutto è l'esempio concreto nel quale, di fronte alle difficoltà, molto spesso l'unica arma che abbiamo a disposizione è l'unione, la solidarietà, l'empatia, il coraggio e la tenacia, perché solo così riusciamo a superare ostacoli insormontabili. Soprattutto in un momento come questo, che siamo richiamati a dei sacrifici importanti, è l'occasione giusta per fermarci a riflettere sulle priorità, ma soprattutto festeggiare la vita. Adesso passiamo allo sport, partiamo dalla Serie C e dunque dal Teramo, fase di stallo e riflessioni in casa del Diavolo, gli incontri di queste ore e delle scorse del presidente Iachini con gruppi interessati all'ingresso in società rallentano la fase di sviluppo del progetto
per la prossima stagione. Facciamo il punto con Jacopo Forcella. La corsa al sostituto di Massimo Paci passa inevitabilmente dai destini societari del Teramo, dagli equilibri che potrebbero rimanere tali oppure subire modifiche profonde ad ore. Per il momento non è dato sapere, ma è probabile che già la prossima settimana il presidente biancorosso Iachini dovrebbe parlare ufficialmente e chiarire la sua posizione dopo gli incontri con Kim Dae-jung, incontri che risalgono ad inizio settimana, e i contatti neppure troppo informali con un gruppo romano che ha chiesto e ottenuto informazioni sulla situazione di bilancio del diavolo. Non è un mistero, infatti, che ci sia stato uno scambio di mail tra la società e i referenti della eventuale cordata capitolina per quella che può essere definita una pre-due diligence. Una sorta di conoscenza sommaria dei conti del diavolo che, causa pandemia, ma non solo, presentano più di qualche criticità. Ecco spiegato il motivo per il quale ancora tutto tace in casa biancorossa, perché finora non si parli di mercato in entrata e neppure di eventuali rinnovi. Impossibile infatti farlo senza la certezza di quello che sarà il budget complessivo da poter mettere sul piatto per la stagione 2021-2022, che, come era ampiamente nelle previsioni, non porterà a nessuna riforma dei campionati, ma soltanto, forse, a quella dei gironi. E se non ci sono i presupposti per disegnare la Lega Pro del futuro, i presidenti si mettano l'anima in pace che anche nel 2022-2023 ci sarà da continuare a disputare campionati pressappoco simili, con entrate contenute ed esborsi molto superiori. Non sempre colpa della categoria, però, anche di scelte di mercato errate con le quali poi si è costretti a fare i conti per diverso tempo. E il Teramo è l'esempio lampante. Mercato 19-20 faraonico, il salto di categoria non c'è, anzi, il diavolo non ci va nemmeno vicino. L'annata successiva, questa appena conclusa, con il ridimensionamento dei costi, riuscito solo in piccolissima parte, ed ecco che la sforbiciata l'anno successivo deve essere maggiore. E inoltre serve iniezione immediata di liquidità per far fronte alle spese che verranno. Dunque, per adesso, a partire da chi è in scadenza, sono tutti potenzialmente partenti, anche chi ha il contratto per il prossimo o le prossime stagioni. Ed ecco perché il sostituto di Paci ad oggi è solo una lista di nomi e idee buttate giù, senza nemmeno troppa convinzione. Così come il rinnovo del direttore sportivo Sandro Federico è ancora appeso al filo della continuità progettuale, e arrivare a parlare di mercato giocatori è ancora molto, troppo presto. Serie D, partiamo dal Giulianova. Il raggiungimento del traguardo salvezza ha tolto motivazioni alla squadra, che per questo è stata battuta in casa dalla retrocessa agnonese. Così il capitano Emanuele Danna è tornato sulla sconfitta di mercoledì, rispondendo anche alle domande sul futuro. Sentiamo. Il verdetto ci ha dato un grande soddisfazione, il verdetto finale che è della salvezza matematica, però un pochino ci ha tolto un po' di cattiveria, penso. Questa squadra ha bisogno di motivazioni, di ambizioni, e in questa partita sono venute meno. La squadra non ha giocato come ha sempre giocato. Questa squadra punta moltissimo sul collettivo, che oggi penso che è venuto molto meno. Guarda, io questi ragazzi li posso solo ringraziare per quello che hanno fatto, sono ragazzi che stanno tirando avanti la carretta da luglio, da agosto, e va fatto solo un applauso, però è normale. Come dicevo, sono partite che non dico che non hanno senso, però per avere sempre questa attenzione alta hanno bisogno sempre di motivazioni, e oggi sono venuto meno. Non mi va di colpevolizzare nessuno, e questa squadra ha fatto sempre del grande senso di appartenenza il collettivo, e oggi è venuto a mancare. Lasciamo il calcio giocato, ha avuto modo di parlare anche in questi giorni, in questi mesi, con il presidente per capire la situazione reale del Giulianova? Ma guarda, presidente, sì, ci sentiamo ogni tanto, ma è raro, devo dire la verità. È una persona che ultimamente ha pieni di impegni, lavora molto, e questo buon per lui. L'obiettivo era la salvezza. A volte sì, gli ho detto già di programmare per l'anno successivo, perché questo è Giulianova, e Giulianova non può fare campionati fino alla fine in queste condizioni, diciamo, con la salvezza. Questa società e questa, soprattutto questa tifoseria, merita altre cose, altri palcoscenici. Vabbè, lo sappiamo tutti. Ci sarà l'opportunità di continuare questo matrimonio con Giulianova? Guarda, non lo so, non so nemmeno il mio futuro.
futuro, devi dire la verità. Non è facile per me perché è stato un anno un pochino difficile quando sei fuori di casa con una moglie e due figli a casa a 300 km. Va avanti la mia passione per il carcere, sono 20 anni che faccio il professionista. Per me non è stato semplice, però ringrazio la società come il team manager Franco Caglione, direttore generale, che mi ha dato questa possibilità di venire qua a Giulianova a dare una grossa mano a questi ragazzi per farli crescere. Spero con la speranza che in qualcuno di loro gli sia rimasto un qualcosa dei miei insegnamenti. Ancora l'AD con il Pineto, dove brucia la sconfitta contro la Vastese, che ne ha frenato la marcia verso le migliori posizioni della classifica. L'allenatore Pomante conferma che c'è stato un calo fisico, ma punta l'indice anche sulle troppe opportunità sprecate. Ascoltiamo. La Vastese sapevamo che veniva a fare questa partita, io penso che oggi, soprattutto nel primo tempo, è stata una delle migliori prestazioni che abbiamo fatto fino adesso, perché nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni per fare gol, non siamo stati bravi a sfruttarla, poi alla prima disattenzione abbiamo preso il pareggio. Sono arrabbiato perché era una cosa provata in allenamento, sapevamo che loro puntavano molto sulla velocità di Mamona, infatti Mamona penso che in tutta la partita abbia toccato un pallone solo, però ci sta, è normale. Dove un po' mi arrabbio, dove ho detto ai ragazzi che sono contentissimo della prestazione, perché della prestazione sono contento, è normale che quando crei 8-9 palle gol così nitide davanti al portiere, fare solo un gol mi fa arrabbiare, però io ai ragazzi gli ho fatto i complimenti perché è vero abbiamo perso su due nostre disattenzioni, però oggi abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto e c'è il rammarico di non aver sfruttato quelle tante occasioni da gol. Sì, stanca ci sta, però non penso che la Vastese negli ultimi minuti abbia fatto molto di più del Pineto. Noi abbiamo cercato di attaccare, è normale che la Vastese giustamente vinceva 2-1, si è chiusa e ripartiva. Noi abbiamo fatto la nostra partita, il calo fisico ci sta e questa per noi è la 16ª partita in 2 mesi, praticamente abbiamo fatto quello che di solito si fa in 4 mesi e mezzo, però non lo sappiamo, però sinceramente oggi il calo fisico c'è stato, ma è normale, però io sono contento della prestazione, sono rammaricato per le troppe occasioni da gol non sfruttate che, sai, un po' mi fanno arrabbiare. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social, il telegiornale tornerà alle ore 19, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.